Bene, buongiorno a tutti. Io porto il saluto delle amministrazioni e gli enti di Fiemme che hanno deciso da questo importante luogo storico di far pervenire un messaggio alla nostra popolazione di speranza, di raccomandazioni e di illustrazioni del periodo nel quale ci troviamo. Dopo di me parleranno poi tutti gli amministratori, illustrando ognuno di loro la realtà nella quale ci troviamo. Medico dell'ospedale illustrerà la situazione dell'ospedale, però in conclusione noi abbiamo bisogno di sapere che la speranza c'è sempre, bisogna avere una forte attenzione ai nostri comportamenti e ancora una volta siamo sicuri che la nostra valle riuscirà a dimostrare di essere compatta e coesa per riuscire a venire fuori da questo particolare e delicato momento. Buongiorno, da 9 settimane abbiamo riaperto il reparto Covid nel nostro ospedale di Cavalese. Da 9 settimane stiamo dando il massimo aiuto ai nostri anziani, ai nostri genitori, ma anche a pazienti della mia età o più giovani. Sono state 9 settimane durissime e le prossime saranno altrettanto dure per tutti noi. Donne delle pulizie, infermiere, OSS, medici, ma continuiamo a dare il meglio. Dal punto di vista della malattia, è una malattia che è curabile e quindi supportiamo e aiutiamo tutti. Abbiamo però bisogno anche del vostro aiuto, cautelandovi e soprattutto cautelando le persone più fragili, con la mascherina, col distanziamento sociale e col lavaggio delle mani e soprattutto rispettando le norme, non che ci vengono imposte, ma che ci vengono consigliate dalle nostre autorità. E partiremo tutti meglio in primavera. Cari vicini e cari concittadini, stiamo per terminare un anno terribile per via della pandemia da Covid, un'esperienza purtroppo inimmaginabile che ha colpito gran parte di noi e con la quale dobbiamo tuttora conviverci e farci i conti. Abbiamo dovuto supportare dolori per la mancanza dei nostri cari, abbiamo dovuto sopportare sacrifici economici, ma anche di privarci delle nostre libertà. Comunque dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere ancora il coraggio di affrontare questa situazione per un ulteriore periodo. Siamo nel mezzo di una seconda ondata, scusate, però voglio dire, siamo in procinto anche e nella speranza di poter avere un vaccino che ci permetterà probabilmente di risolvere la situazione. Il mio augurio è quello di riuscire a superare tutti insieme questo triste momento e riuscire anche contemporaneamente a dare la forza e il coraggio per andare avanti, soprattutto alle persone anziane, soprattutto alle persone sole e anche a tutti gli ospiti in casa di riposo che purtroppo anche loro devono supportare dei sacrifici allontanati dai loro familiari. Quindi il mio augurio è di andare avanti con forza e coraggio, con la prospettiva di risolvere questo brutto e annoso problema. Grazie. All'emergenza sanitaria si affianca l'emergenza economica. Imprese e lavoratori stanno attraversando un momento di grande difficoltà. L'ente pubblico deve sostenerli, ma anche ciascuno di noi può fare qualcosa. Con lo slogan "Compra dove vivi", vogliamo incentivare consumi intelligenti e sostenibili. Dare una mano alle imprese significa sostenere anche l'occupazione e il benessere dei nostri territori e delle nostre famiglie. Anche questo è fare comunità. I comuni al sostegno delle attività produttive degli imprenditori per garantire lavoro. Il lavoro passa attraverso chi fa impresa. Quindi questa è l'idea che i comuni hanno, anche attraverso risorse che arrivano dallo Stato, che si aggiungono a quelle della provincia. La pubblica amministrazione è al servizio delle famiglie, dei cittadini e anche degli imprenditori, attraverso risorse che in questi giorni sono arrivate dallo Stato, sono circa 750 mila euro, che verranno approvati attraverso bandi e poi girate a chi appunto fa impresa. Il lavoro è la dignità e il lavoro significa investire verso gli imprenditori. Per noi è importante manifestare la vicinanza a tutti gli operatori del nostro ospedale e anche a tutti gli operatori sul territorio che durante il 2020 sono stati impegnatissimi e lo sono tuttora.
C'è un equilibrio delicatissimo in ospedale fra attività straordinaria Covid e quella ordinaria. Pertanto l'invito a tutti è quella di mantenere tutte le precauzioni proprio per evitare il sovraccarico ai nostri operatori dell'ospedale e sulla medicina territoriale. Confidiamo nel buon senso dei nostri cittadini a rispettare le regole anti-Covid che la medicina ci ha raccomandato. In attesa di avere presto un vaccino sicuro che ci consenta di uscire da questa difficile situazione che ha colpito duramente anche la nostra collettività. Covid uguale restrizioni, no Covid uguale libertà. Cari ragazzi, se voi rivolete la vostra socialità e volete anche la scuola in presenza, fate anche voi la vostra parte, mascherina e distanziamento, e riavrete la vostra vita e dimostrerete anche l'amore che avete per i vostri nonni, fatti e non parole. Sono già attivi interventi concreti, sussidi economici straordinari e fondi di solidarietà, che integreranno, ove necessario, gli ammortizzatori sociali, ma anche buoni spesa e generi di prima necessità. Non lasciate che la paura prenda il sopravvento e non abbiate pudore a chiedere una mano. Rivolgetevi agli enti di prossimità, ai vostri amministratori. Sapranno indirizzarvi a diverse forme di aiuto. Facciamo squadra per la nostra salute e per la nostra valle. Da questo tempo che ci lascia confusi e separati, è certo che non si può uscire in modo autonomo, ma è fondamentale ritrovare l'unità di intenti e dei comportamenti. Ci siamo riuniti per augurare a voi una fiducia nuova e necessaria per oltrepassare il disagio e una rinnovata speranza in una vita di nuovo libera da questa sofferenza. Un augurio particolare a tutti i piccoli e i deboli, con tanta, tanta fiducia e speranza. Cercate di trascorrere un felice Natale in qualsiasi luogo siate nel futuro. L'invito rivolto a tutti da parte delle amministrazioni comunali di Fiemme è quello di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole fondamentali anticontagio, poiché l'emergenza sanitaria non è terminata. E ricordiamoci sempre che la salute è un valore inestimabile, non diamola mai per scontata e quindi impegniamoci tutti per contrastare questa battaglia. Facciamolo per noi e per gli altri.